Il giardino dei tarocchi di Niki de Senfal è un esempio emblematico di quello che significa dar vita ad un'opera d'arte che sia la realizzazione del sogno di una vita, di un'opera destinata a superare i limiti della nostra stessa vita per essere lasciata come dono ai posteri. L'ispirazione per dar vita al Parco dei Tarocchi venne a Niki de Senfal in occasione della sua visita al Parc Güell di Barcellona. Venne conquistata dalla magia di quel luogo e quindi nel suo animo si creò un sogno, il sogno di dar vita essa stessa ad un luogo che fosse un rifugio per l'anima, un luogo magico. Nel corso di quasi 25 anni, per buona parte della sua vita e fino alla sua morte, Niki de Senfal lavorerà quindi alla creazione di questo luogo, in uno sforzo titanico che essa stessa descriverà come immane dal punto di vista fisico e estremamente complesso dal punto di vista economico. Lavorerà anche da sola, isolata, come essa stessa dice, persino dai suoi amici e dai familiari, sostenuta unicamente da suo marito Jean Tinguely. Sono molti i messaggi che un luogo come questo ci possono trasmettere. Prima di tutto c'è la bellezza delle opere, curate in ogni minimo dettaglio, frutto di anni e anni di lavoro minuzioso. Poi c'è l'idea di un parco sostenuto da un messaggio, in questo caso dal messaggio dei tarocchi che vanno interpretati, per cui nessun elemento è casuale, ma ogni singola parte è inserita nel tutto seguendo un filo logico, un significato che sta a noi scoprire ed interpretare. In questo Niki de Senfal si rifà alla grande tradizione del giardino classico, in cui tutto il giardino era uno scrigno di segreti. Era cioè un luogo che veicolava un messaggio che lo spettatore doveva cogliere e interpretare. Quindi nessun elemento è casuale e le piante svolgono il vero ruolo che si dovrebbero svolgere nell'architettura del paesaggio in ogni giardino. Sono cioè un elemento funzionale allo svolgimento e alla realizzazione dell'idea architettonica, dello spazio a cui si vuole dar vita. Niki de Senfal ha dato quindi origine a un luogo che ancora oggi attira moltissimi turisti e visitatori, grandi e piccini, che restano incantati dalla bellezza di queste opere d'arte, e quindi si può dire che il suo lascito effettivamente ha avuto un buon esito e tutti i suoi sforzi sono quindi stati ripagati.